I Lions in aiuto ai profughi afghani. L'idea è quella di coniugare mondanità e solidarietà, bellezza e beneficenza, il tutto con un doppio appuntamento al 501 Hotel di Vibo Valentia. Domani sera una cena di gala organizzata dai Lions Club di Vibo Valentia e Roccella Ionica, il cui ricavato sarà devoluto alla popolazione afghana. Venerdì invece sarà di scena la bellezza calabrese con un gruppo di ragazze che si contenderanno lo scettro di Miss Universe Italia. A questa doppia iniziativa si aggiunge la presenza durante le due serate di uno stand allestito dal gruppo di protezione civile Augustus, grazie al quale verranno raccolti gli indumenti usati in buono stato che si potranno offrire per essere destinati sempre alla popolazione afghana. Un'iniziativa che caratterizza sempre quello che è l'elemento Lions, la solidarietà. Siamo sempre pronti per queste iniziative dove si promuove, e in questa iniziativa prettamente questa di cui siamo qui al 501 a Vibo, è stata una mia iniziativa quando mi hanno proposto un concorso di bellezza di Miss Universo Italia, quello non solo di promuovere le bellezze femminili della nostra terra, della nostra Calabria, ma bensì anche l'arte, i prodotti della nostra Calabria, anche con la sponsorizzazione, far conoscere i nostri prodotti e non di meno i talenti della nostra Calabria, cioè i migliori che escono dal conservatorio nella musica classica, musica leggera, poi che sarà il violino, il pianoforte. E noi, questo è il nostro intento, ma non basta, perché come Lions, come Lions Club, noi abbiamo fatto sempre e lavoriamo per la beneficenza, per fare anche bene a chi sta peggio di noi, e in questa occasione abbiamo una serata di gala la sera del 9 e poi il concorso di bellezza il 10, sempre qui al 501, dove la protezione civile allestirà dei gazebo per fare la raccolta di abiti per questi profughi dell'Afghanistan. Un modo per mettere insieme arte, spettacolo e beneficenza. Perfetto, perfetto. Questo è il nostro intento, questo è il nostro intento. Fare bene per far crescere il nostro territorio.